JC Group Capital, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, una giornata spumeggiante anche per il mercato americano. Ormai viene data per scontata la decisione della Fed. Lei è d'accordo? Ma quindi non si può sapere finché non venga poi effettivamente approvata questa decisione, che si decidano. Sembra che tenderebbe in quella direzione. Noi non crediamo in ogni caso che questa inflazione che arranca e che questa piccola crisi, per diventare una grossa crisi per high yield, saranno fattori sufficienti a frenare la Fed nel suo intento. Questo è un fatto estremamente importante, per cui noi diciamo che a questo punto probabilmente ci sarà questo aumento dei tassi. Poi bisognerà vedere come poi la Fed procederà in futuro sulla politica dei tassi di interesse, se si poi li aumenteranno ancora una volta, se ne aumenteranno poco, o se poi addirittura, come stanno dicendo alcuni oggi, si dovranno indietreggiare, come fecero anche banche centrali dall'inizio della crisi finanziaria, che alzarono i tassi e poi dovettero indietreggiare. Noi speriamo che questo non succeda, perché questo sarebbe veramente come ammettere un grosso fallimento. Certo, gli investitori oramai dicono sarà una cosa graduale e dunque non dobbiamo troppo tenere. Tutto lì, vediamo anche una piccola stabilizzazione del prezzo del petrolio, noi non siamo giuridici perché riteniamo che il WTI a 37 o 36 qualcosa non sia un motivo così di gaudio, e vediamo anche una gran parte della produzione petrolifera mondiale rimane sott'acqua a questi livelli. Sia proprio una situazione così, diciamo, tentiamo di evitare il peggio, speriamo che ci sia un rally di Natale anche sospinto da una bassa liquidità, questo è molto importante, questo se poi ci dovesse essere questo rally, questa sarà la causa, diciamo, scatenante, e poi vediamo qua tutti fino a domani alle 2, vediamo che il fiato sospeso. Ma secondo lei è d'accordo con chi sostiene, abbiamo chiesto prima anche a Peter Cardillo la stessa cosa, che sia una questione di credibilità a questo punto per Janet Yellen, che ha rimandato troppe volte, quindi sì, Adesso non può farne meno? Sì, sì, oramai chiaramente siamo in Italia vedendo cose di opere tipo, non so, per l'idea rusticana, partiamo, poi non parte mai nessuno, e dunque per evitare questo scenario che si ripeta, e anche c'è una propria credibilità, è probabile anche che la Janet Yellen dica ok, facciamo qualcosa. Però il punto è questo, il punto è semplicemente questo, non è tanto questo rialzo ai 25 punti base, vogliamo vedere se sono veramente 25 punti base o no, perché nessuno lo sa, ma sarà quel che essi diranno dopo, se dovessero assumere un tono un po' più aspro, dicendo beh guardate, noi crediamo che poi l'inflazione ci sarà, perché vediamo questo mercato del lavoro che un po', diciamo, migliora secondo loro, che poi continua a raccontare queste fandonie sul prezzo del petrolio, ma questo è un fattore temporaneo che si protrae da un po' di tempo, allora forse il mercato reagirà. Certo che noi andiamo incontro, secondo noi, a una certa volatilità nei mercati, e vediamo anche come gli investitori che prima cercavano il rendimento, vediamo anche quello che fu il boom del high yield, adesso stanno cercando la liquidità e dunque potrebbero poi reagire in maniera un po' impreviste, scartando per esempio dei titoli o degli investimenti che hanno delle, diciamo, fondamenta dal punto di vista macroeconomico solide, ma che sono meno liquide, optando per la liquidità. Insomma, noi il gioco lo vediamo oggi sulla liquidità più che veramente sui fundamentals. Ecco, accennava anche al prezzo del petrolio. Qual è la sua previsione in questo senso? Per quanto resteremo su questi livelli? Beh, io penso che possa anche scendere ancora? Francamente. Ma possiamo anche andare sotto i 30, io sparo, sono un ex petrolifero, per cui io penso che si possa anche andare sotto i 30, io credo che il pubblico, non lo dico assolutamente in maniera negativa, coloro che non hanno lavorato nei commodity, tendano a pensare, ma no, non è possibile, invece in questo settore tutto è possibile, questi non sono mercati perfetti, non sono la borsa, qui ci possono essere dei forti momenti in cui per esempio c'è qualcuno che deve vendere, ricordiamoci che questi paesi non OPEC tipo la Russia si trovano in una situazione paradossale, in parte no, il prezzo scende, dunque producono e vendono di più, perché loro hanno anche dei fabbisogni interni e possono finanziarli solamente tramite questo veicolo. Ricordiamoci, non tutti i produttori possono dire ma io non vendo a questi prezzi, questo è l'unico prodotto che hanno, dunque rimangono intrappolati in questa ciclicità delle commodity dove l'esportatore alla fine ne ha il peggio. Ecco però, dottor Ergas, se questo si verificasse, cioè se scendiamo davvero sotto il livello dei $30, si creerebbe anche un problema di capacità di investimento per le società petrolifere, e quindi potremmo vedere molti contratti sciogliersi.
Sì, no, io credo che estremamente lo trovo molto interessante in tutte le commodities che noi seguiamo in maniera estremamente, diciamo, vicina, e che loro, che siano petrolio, che si tratti poi di altri metalli, per esempio, guardiamo cosa succede su queste città minerarie, se loro continuano a iniziare a rotta di collo che taglieranno qui, taglieranno là, Anglo-American ci dice noi risentiremo, dovremmo parlare dei 2/3 che sono operazioni tipo terra bruciata del 45 in Germania praticamente, allora loro vediamo però che tipo non si muovono, vediamo un po' che questi prezzi continuano a scendere, dunque c'è uno scetticismo di base intorno a queste misure, poi molti dicono ma sì, forse tra 3-4 anni questo effetto ci sarà, questo è probabile, però per il momento ricordiamoci che le commodities sono un mercato cash and carry. Se io compro oggi per oggi e bisogna guardare a quello che sta succedendo, e noi riteniamo anche appunto che il petrolio non è una questione dell'offerta, e questi cominciano a avere paura che la domanda possa scemare, con l'aumento la domanda possa scemare, e dunque dicono facciamo così il possibile adesso che ancora esiste questa domanda. Bene, grazie allora Gianarga per essere intervenuto, buon lavoro. Grazie, grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.